Veris Dulcis Amor, arte contemporanea. Il dolce amore della primavera. Questo è un manifesto pensato con un riferimento a Lucrezio, la direzione artistica del maestro Vittorio Avella, che ha portato a Nola anche l'obelisco blu di Mimmo Palladino, maestro della Transavanguardia dagli anni 70. Ma sarà presente anche a Nola? Mimmo Palladino dice probabilmente che il primo maggio, dovendo venire alla festa del Mello Maschio a Saviano, sì, passa pure c'è anche un gemellaggio tra la primavera della casa e la festa del Mello Maschio. Lei ha curato i testi critici? Sì, degli artisti, è curatore di oltre 37 artisti che provengono da Napoli, giovani dell'Accademia delle Arti, che sono anche allievi di Vittorio Avella, e poi ci sono maestri diciamo meno giovani, sì, già affermati nel panorama regionale, sì, alcuni anche nazionali, cinquantenni, sessantenni, quarantenni, insomma provengono da tutta la di regione. Nola vediamo il nome di Nunzio Meo e di Raffaella Avella. Sì, Nunzio Meo e Raffaella Avella, che ci ha ospitato allo Spazio Amica, dove siamo adesso, e ci sarà l'inaugurazione il 30 alle ore 19.30. È stata un'organizzazione abbastanza complessa, perché è un'operazione che va a rivalutare i beni culturali, il centro storico, tutti quei locali chiusi da anni, per esempio i magazzini del popolo, che sono chiusi da oltre 40 anni. Nei magazzini del popolo pure ci saranno delle esposizioni? Sì. Sì, proprio davanti a Palazzo Viscovile, sì. Già abbiamo allestito una mostra con giovani dell'Accademia delle Arti e non solo. Quindi è un rivive quel luogo storico per i nolani, chiusa da tempo, rivive con l'arte. Ci stanno anche i maestri nolani, maestri d'arte, sì, maestro, sì, Santaniello, sì, Leopoldo Santaniello, sì, sì, e il maestro, sì, anche Ambrosio, sì, Rafino. L'idea è quella di unire artigianato, design e arte contemporanea, architettura e ingegneria, perché poi alla fine è sempre stato così: se c'è l'unione, la simbiosi tra design e artigianato e architettura, si possono realizzare tante cose. Quindi si sente già soddisfatto? Abbastanza, bisogna organizzare molto meglio, perché è stato abbastanza complesso la prima volta. Questa operazione, diciamo, non siamo stati i primi, ma nella provincia, a Napoli e provincia siamo stati i primi. A Milano, sono state fatte operazioni del genere per la rivalutazione delle vecchie masserie, dei centri storici, in Umbria, in Toscana, in Piemonte e anche a Sant'Agata dei Goti. Noi siamo i primi, diciamo, di Napoli e provincia. Di Napoli e provincia. Quindi a questa mostra, questa fiera, così vogliamo dire, primavera della casa, avrà un suo seguito, un suo futuro? Sì, avrà un suo seguito. La prima cosa, porterà tanto pubblico a Nola, e qualcuno che non conosce Nola, da Napoli o dalla Campania, anche qualche turista, può visitare il bellissimo centro storico. Il giglio sarà smontato il 2 maggio, è vero? Sì. Poi sarà rimesso su Piazzetta Immacolata il giorno del passaggio del Giro d'Italia, prevedendo anche la ripresa televisiva. Sì, sicuramente. L'obelisco blu di Mimmo Palladino è importante, perché è stata fatta questa operazione già in altre città italiane. È tornata a Nola grazie a Vittorio Avella. Su Facebook c'è stata una polemica, e dice che Palladino stopera. L'ha portato un po' a Lecce. Era come albero della cuccagna, anzi io invece dico che attraverso l'arte contemporanea, attraverso il maestro della transavanguardia, che è a livello internazionale, anzi ha portato Nola in tutto il mondo, al contrario. Quindi i gigli di Nola in tutto il mondo. I gigli di Nola sono in tutto il mondo. Lo sa benissimo che i gigli di Nola sono anche patrimonio dell'UNESCO, certo, e quindi patrimonio dell'umanità, insieme anche ad altre tre città. Conosce bene Rieti, Sassari e anche la Viaria
di Palmi Calico. Senz'altro, sì, le macchine da festa è una cosa importante perché quelle di Nola fanno parte dell'UNESCO. Sì. È un'operazione comunque importante, non bisogna vedere come Mimmo Paladino un nemico, ma bensì vederlo come Noi diciamo, è importante perché porta la figura dei Gigli di Nola in tutto il mondo, non è il contrario. sì. E questa è un'operazione molto importante. E poi bisogna ricordare che lui l'ha progettato e il costruttore è l'antica bottega Tudisco. Ci vuole dire un po' i punti espositivi? Allora, ci sono diversi punti espositivi. Sì. Il centro, il cuore di questa manifestazione di arte contemporanea è lo Spazio Amira, Sì. grazie all'ospitalità dell'avvocato e gallerista appunto Raffaella Vella. Raffaello. Poi ci saranno altri punti espositivi a Giardini di Palazzo Vescovile. Sì. Poi i magazzini del popolo, ex locali dismesso, ex ottica e altri locali della via San Felice. E Sì. poi c'è anche il monastero di Santa Chiara, dove c'è un artista che ha fatto la sua installazione nella sala Mozzillo. Sì, l'artista come si chiama? L'artista della Maria Gagliardi, però Maria ce ne Gagliardi. sono Felix Policastro, Diana D'Ambrosio, ce ne sono tanti. Fiormario Cilvino, Savio, Alfonso Caccavale, Anna Crescenzi, ce ne sono veramente tanti. Alcuni più conosciuti, altri invece sono giovani dell'Accademia Belle Arti, come potete vedere che stanno facendo un tirocinio presso Vittorio Avella. Vittoria Vella, sì. Okay.